Ovviamente grazie soprattutto al Trapani Calcio che ci ospita nella sala stampa qui dello stadio provinciale. Siamo qui stasera per presentare quelli che sono gli esiti, diciamo i risultati di questo progetto avviato qualche mese fa in collaborazione con alcune scuole superiori del territorio, in particolare con il liceo scientifico Vincenzo Fardella. Il progetto Diamo un calcio alla violenza, che ha voluto proprio, ecco, attraverso anche quella che poi è, come dire, la simbologia del calcio, dello sport, veicolo di valori sicuramente di convivenza, di rispetto delle regole e quant'altro, sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione su una tematica, quella della violenza, che poi è stata anche, come dire, declinata in tutte le sue varianti, dalla violenza ovviamente sulle donne a appunto altri fenomeni di violenza più in generale nella società. Un percorso ideato dal dottor Arturo Sala e dalla dottoressa Fabrizia Sala, che poi ha condotto anche molti degli appuntamenti appunto con i ragazzi. E allora, proprio per spiegare di che cosa si tratta, passerò tra poco la parola appunto alla dottoressa Sala, ma nel frattempo ovviamente cedo il microfono alla padrona di casa, al direttore generale del Trapani Calcio, Anne-Marie Collart Morace, per un saluto. Grazie. Allora, buonasera a tutti, contento di vedervi tutto qua, contento che il progetto Diamo un calcio alla violenza ha avuto un risultato importante, un video che io devo dire non l'ho voluto vedere perché mi piace vedere le vostre sorprese, ma ho sentito che è molto molto bello. Il progetto è nato come nei contatti con la dottoressa Fabrizia Sali, che ormai la conosco da anni, lavoro da anni con il Trapani Calcio, anche con Arnella e le altre due signore qua al mio fianco. Parliamo spesso della violenza, violenza negli stadi, violenza in generale, e abbiamo pensato, perché non facciamo una cosa insieme con i giovani del territorio? Inutile ripetere, perché lo diciamo sempre, che il calcio è molto sensibile a tutte le problematiche sociali che ci sono, perché lo sentiamo come un dovere nostro, una responsabilità nostra, di non fare solo questo percorso strettamente agonistico, pensa alla nostra prima squadra e dopo il mio settore giovanile, però sentiamo veramente questa responsabilità verso il territorio e anche verso tutti i tifosi, tutti che ci seguono e stanno vicino a noi, di dare qualcosa in cambio. Allora, questa cosa in cambio sono stati vari progetti. Stamattina abbiamo chiuso un progetto con le scuole elementari, Trapani Calcio incontro le scuole. Stamattina ho ricevuto al centro di Fontanelle 400 bambini che correvano sui campi, hanno fatto lavoretti, disegni, abbiamo premiato, è stato un momento molto felice, di festa proprio totale, molto bello. Questo è rivolto alla scuola superiore, così già un altro impronto di questo progetto. E così abbiamo fatto tante cose quest'anno, che hanno avuto tutti, secondo me, risultati importanti, si hanno fatto parlare di noi, non solo in Trapani, in tutta la Sicilia, incluso in tutta Italia, si stanno parlando, mi dicono, e devo dire che quando sono in giro lo noto e mi fa veramente tanto tanto piacere, che parlano veramente bene di noi, e questo è quello che vogliamo, questo veramente è sempre così uno slogan, ma è veramente il calcio che vogliamo noi. Passo la parola a te, a Fabrizia, o no? Sì, e allora io, signora Collart ovviamente dice è superfluo ormai dirlo, però a me piace sottolinearlo invece questo aspetto di quanto questa società si sia impegnata negli anni, appunto al di là di quello che è, diciamo, il suo compito principale, che ovviamente è quello di fare calcio e di vincere anche i campionati, come le abbiamo visto fare tante volte. Mi piace sottolineare questa sensibilità, e io credo davvero che questo sia una cifra della portata, proprio, come dire, da Anne-Marie Collart Morace, questa sensibilità verso il sociale, verso il territorio, questo senso di responsabilità che ci insegna a tutti qualcosa. Adesso lascio la parola appunto alla dottoressa Fabrizia Sala, che ci darà proprio così un assaggio, come dire, un sunto di quello che è stato il percorso ideato con questi ragazzi. Prego. Buonasera a tutti, io mi permetto prima di invitare la preside e dirigente del liceo scientifico ad affiancarsi al nostro tavolo, perché questo è un lavoro integrazione tra scuola e territorio sportivo.
siete stati puntualissimi. Sì. Va bene, poi minuto, magari, un minuto di ritardo in campo ci dà delle multe pazzesche. Potete che non li vogliamo più, cominciamo sempre avremo, in orario. Avremo modo di sentire la dirigente un attimino. Io volevo soltanto dirvi poco, ma essenziale. Questo progetto nasce per amore. È una parola che spesso viene troppo usata, divulgata, c'è una ridondanza, no, nell'amore. In realtà l'amore è una cosa difficilissima da riconoscere e noi dentro ce l'abbiamo. Gli esseri umani hanno l'amore, hanno la passione, hanno l'attenzione verso il prossimo. E allora un progetto che si occupa della violenza non può partire che dall'amore, proprio per controbilanciare quello che significa violenza, aggressività, mancanza di sensibilità nei confronti degli altri. L'amore per i giovani, l'amore per una società che è affidata a loro. Noi siamo grandi, siamo strutturati, probabilmente noi riusciamo ad avere una violenza più subdola, no? Più legata all'ipocrisia. Spesso c'è una violenza invece che è dovuta proprio alla mancanza di progettualità, d'amore, di rispetto verso gli altri. È stato un progetto che ci ha permesso, intanto grazie alla collaborazione delle docenti, grazie alla dirigente che subito, no, si è resa disponibile, grazie a Marie che mi ha affidato questo compito, di cercare di individuare il progetto e i ragazzi che ne facessero parte. Abbiamo avuto momenti di difficoltà perché comunque lavorare sul territorio nel progetto non è così facile, mettere insieme, aggregare. Abbiamo cominciato a sviluppare dei temi e quello che io dico come psicologa è sicuramente quello di pensare, no, di permettere alla scuola di sviluppare pensiero. Non nozioni, non soltanto conoscenza, pensiero intanto su se stessi, come siamo, dove andiamo, che cosa ci influenza, quali sono le cose che ci danneggiano e quali quelle che invece possono favorire il nostro processo di formazione. Ecco, il progetto è stato questo, è stato un discutere, un mettere insieme, vedere punti di vista, grazie a Ornella che ha veramente dato un grosso contributo e quando eravamo in grosse difficoltà per cercare di realizzare il video, vi dico la verità, ho pensato al dottore Noto perché ho detto come facciamo adesso qui, chi lo realizza il progetto, come realizziamo qualcosa in sintesi. Lui è stato veramente grazioso, si è prestato con la sua professionalità, ma ne sono sicura che piacerà, però ci ha dato veramente un grosso contributo e quindi adesso nella visione del video voi vedrete un po' le fasi che sono state attraversate nel nostro lavoro. Quindi ringrazio anche i ragazzi che comunque con difficoltà o meno hanno partecipato per chi ha potuto, però insomma mi sembra che comunque qualche cosa l'abbiamo lasciata. E allora adesso, prima effettivamente di avvicinarci a quello che è la parte clou, che è quella di vedere effettivamente questo video come è stato realizzato, non posso non dare la parola anche un attimo alla dirigente del liceo. Prego. Io innanzitutto desidero ringraziare sia la signora Morace sia la dottoressa Sala, Fabrizia Sala, che ho visto per la prima volta, io non la conoscevo, appunto mi ha chiesto un appuntamento al liceo scientifico e quindi l'ho incontrata in presidenza. Mi ha detto il titolo, beh, un titolo potrebbe essere non dire granché, però l'entusiasmo con cui mi ha parlato di questa attività, di questo progetto, è stato tale che immediatamente per me è scattata la molla di cercare all'interno del mio istituto chi potesse collaborare con la dottoressa Sala. E immediatamente quindi ho trasmesso ai miei docenti, e qui ringrazio, quindi non dovete ringraziare me, ma dovete ringraziare la professoressa Gabriella Ruggirello, che anche lei, attraverso le mie semplici parole, in quanto io non conoscevo il progetto in tutte le sue sfaccettature, e quindi anche lei si è entusiasmata immediatamente, e la professoressa Piera Noto, che è stata coinvolta in questo progetto, veramente la parola coinvolta è giusta. Noi abbiamo immediatamente compreso l'importanza del calcio, dello sport di squadra e del volere come noi, come scuola e voi come gruppo, ovviamente per seguire
l'obiettivo della legalità e quindi combattere la violenza fin dal nascere, quindi fin dai primi anni di scuola secondaria superiore. I ragazzi mi hanno detto che hanno partecipato con vivo interesse e questo che penso che sia giusto, perché noi che formiamo cittadini e voi che cittadini li vedete, a volte li subite, è giusto che in questo connubio noi dobbiamo, nella nostra città di Trapani, avere il meglio degli studenti al meglio dei nostri cittadini. Quindi questo è stato immediatamente, questo entusiasmo trasmesso attraverso questo progetto penso che sia arrivato nei cuori dei nostri, dei miei allievi. E io sono sicura che il video sarà stato fatto con creatività, con voglia di fare, perché in tutti i progetti che i ragazzi del liceo scientifico partecipano vedo che c'è sempre qualcosa in più, questa voglia di essere presenti, presenti nei progetti, presenti in tutte le attività che facciamo nel migliore dei modi. Quindi non sono progetti o attività che noi facciamo così per portare avanti qualcosa in maniera stentata o per loro raggiungere un fantomatico credito scolastico, ma lo fanno con una voglia tale di esserci, di partecipare, di migliorare, di fare presenti le loro idee, che veramente mi rende orgogliosa di essere al liceo scientifico, Fardella. Il messaggio, importante messaggio, ci devo riflettere molto su tutto quello che ho visto, veramente fa pensare. Guardo poi, ogni tanto ho guardato un po' la mia squadra, non so, voi sapevate di, non so se c'è qualcuno di voi veramente preciso là dentro, non so. Però no, nessuno di voi che sta qua presente, vedo. Nell'Evangelo sì, c'è quella bella sequenza con i calci che abbiamo fatto quando la scorsa settimana. Ora non so esattamente se non ci fossero, però li abbiamo per un attimo sottratti. Ma c'è stato anche un po' più bello, l'ha fatto il dottore Mazzarella. Voleva di questo, voleva ringraziare il dottor Mazzarella per fare questo bello video. Insomma, è importante, vabbè, riflettiamo tutti insieme, ringraziandomi veramente. Mettiamo tutti insieme che facciamo con questo video, come lo mettiamo in circolazione, che percorso devo fare. Questo, e concludo che parlando di violenza, stavo qua guardando fuori allo stadio, abbiamo finito questo campionato, stiamo già preparando la prossima stagione calcistica, tra poco parte la campagna abbonamenti, stiamo già valutando, vedendo come portare le famiglie allo stadio, perché veramente è loro che vogliamo allo stadio, famiglie, tutti quelli che hanno anche un pizzico di violenza e pensano che la devono proprio sfogare le loro rabbie, le loro problematiche qua dentro in questo stadio, sono, faccio l'appello pubblico un'altra volta, sono gentilmente richieste di rimanere fuori delle porte di questo stadio. Noi vogliamo uno stadio con un calcio bello, volendo famiglie, bambini, ci divertiamo e facciamo vedere un bellissimo calcio come facciamo da anni. Grazie a tutti.